Chi ha una spada fashion ce l'ho io, ce l'ho io. Cos'è? No, fe. Cos'è? No, allora io voglio capire se il suono che sto sentendo è questa cosa che hai in mano. Sì, cioè, sì, è questa qua. Questa qua. Senti, Ti prego, dove l'hai presa? Cos'è? Oh! Ma sei deficiente, sono io che faccio con la tromba, non fa il suono questa. No, però cioè, a un certo punto è comparsa una bolla. Sì, fa le bolle, è molto bella. No, ti prego, rifallo. Ma fa male. Cioè, credo. Fallo. E non ne fa più. È finita. Ma che schifo. Cioè, dove l'hai presa? No, allora, ti spiego come funziona. Praticamente quest'arma è una tromba che si chiama Bubble Horn. Bellissima. Però, guarda, devi caricare e tira le bolle. Hai visto? È bellissima. Ce n'è una forma di pianoforte, di violino, qualcosa? Non so, io ho trovato questa, che ne so se ce n'è un'altra. Può essere. Questa la vuoi tu? Ma tu no, c'hai il fucile meglio. No, la tromba è tua. Anche perché insomma, guarda, è bellissima. Andiamo. È bellissima. Allora, tu dovevi craftare l'oggetto per avvocare il boss. Sì, esatto, dovevamo trovare il coso per fare Candy Crusher. Dai, muoviti, non sai fare niente. Da vero? Cotton Candor, come si faceva? Non sai fare niente. Allora devi fare, quella è la treat come bag. Come si chiamava l'oggetto? Te lo dico io. Devi mettere tutto intorno. Allora, al centro la sour gummy, che è quella azzurrina. Sì, okay. Intorno qualsiasi caramella dovrebbe andare bene. Treat bag. Perfetto. Adesso noi rientriamo dentro la dimensione delle caramelle. Perché andiamo a uccidere. Chi andiamo a uccidere? Cotton Candor. Brava, aspetta un attimo che apro l'enciclopedia del sapere estremo. Che ci serve. Intanto io mi tuffo. È uno. Brava. È due. Fai. È tre. E mamma mia. Ok, c'è bisogno, scusa, ci sei anche è stata bello, prima. È emozionante. Ma non è vero. Allora, Cotton Candor. Sì. Allora, per evocare Trotton Pendor è cambiato il modo. Quindi noi avevamo, se non mi ricordo male, quando l'abbiamo fatto nel mio Minecraft estremo, avevamo dovuto trovare un blocco e usarci sopra il Cotton Candor, giusto? No, avevamo fatto le caramelle. Sì, avevamo Alex. Fatto il sacchetto di caramelle, me lo ricordo che c'eravamo esauriti. Ma scema. Ma poi il sacchetto di caramelle andava usato da qualche parte, mi pare. Non me lo ricordo più. Dai, sì. Fammi strada. Dai, cerchiamo questo ceppo di caramelle, vero? No. Allora, basta mangiarlo in qualsiasi posto e lui spawna. Non lo fare! Togli il pony. Ok, perché il pony? Perché sì, e gli dobbiamo trovare un posto dove farlo. Perché guarda, è forte. Secondo me conviene farlo sottoterra, sai. Andiamo, carotino. Vieni, scaviamo un buco così. Ce l'hai una pala per caso? No. Sì. C'era. Allora vieni però giù nel buco. Però c'è il cataccio, mi fa comodo, sì, cataccio. Vieni. Allora vieni nel buco e mi aiuti. E facciamo tutto così. Brava. Cotton Candor, scava. Io facciamo tappo, il buco per così. Cotton Candor. Scava bene tutto. Mamma mia, le caramelle. Anna, non esagerare. Quanto sono lo fai? Sono belle. Più alto però, più alto. Morbidelle. Anna, le più caramelle. Alto. Anna! Scusa! Oh, più alto. 3, 4. Se no... Quattro. Aspetta, allora faccio così, scavo il pavimento. Okay. Il pavimento di Cotton Candor. Allora, basta, hai rotto le balle. Scusa. Che fastidioso. Non è che puoi fare solo te le canzoni. Sì, invece, perché io sono bravo a fare le canzoni e a suonare la tromba. Mi hanno anche dato un diploma del tromba. Lasciamo stare. Quello che sa suonare bene. Allora, basta. Va bene così, Anna? Va bene così? Sì. Basta. Guarda allora cosa faccio, Finisci faccio però, una cosa geniale. Okay, allora, sì, qui ci sarà Cotton Candor, no? Sempre Cotton Candor. Allora Candor. Noi faremo tipo questo qui che è il riparo anti Cotton. No, l'ho fatto Candor. Già io, vieni qui. No, mannaggia te, guarda che sei sempre un danno. Guarda qui, cioè noi ci metteremo qui. Ma io l'avevo fatto qui di là. Allora, tu mettiti nel tuo e metto nel mio, così sopravviviamo. Va bene. Di più. Allora, però ti spiego, tu devi metterti dove lui deve spawnare, mangi la caramella, sì. Ok? E poi ti infili nel buco di lì, hai capito? Mamma mia, ho paura, vado? Okay. Se vuoi. Ma vai. No, non si mangia? Sì che si mangia. Forse no. Devi avere fame? Ma ce l'ho fame. Dice che devi mangiare una cotton candy. Allora qui c'è scritto. No. No, non me lo fa mangiare. Dice che devi consumare una treat bag. Ma hai fame o non hai fame? Sì, ho fame. Però qui c'è scritto a treat fit for kings. Warning, not actually fit for kings. Ma non importa questa cosa qua. Dice che devi... la posso mangiare. Mannaggia te, che paura. Ok, vai via. Sei stupida, lo stavi cercando di usare per terra. Vai nel buco. L'ho mangiato. Vai... No, aspetta, deve spawnare prima. Quando spawna vai nel buco. Aspetta, ma sta spawnando. No. È uscito scritto che... Ma te lo sei mangiato o no?
Sì, l'ho mangiato. E non ce l'hai più? No. Perché è uscito scritto nelle informazioni che Spina dovrebbe essere affamata per mangiarlo. E io ero affamata, l'ho mangiato, ma non... Oh, mamma mia. Non che è che per caso dovevo stare ferma? Ma poteva essere un'idea, è anche questa, sai. Come magari è successo con Cror? Cioè, ma tu wasti tutte le cose comunque. No, è no, fuori. Anna, Anna, Anna. Indovina. È di sopra. Direi. Dai. Aspetta, metto fuori il naso. Non lo vedo. Ma io vedo la barra, vedo, quindi sì. Lo vedo, è lì. Guarda. Ma dove sta andando? In Giappone? Sta andando in Giappone. No, torna dal Giappone, Cotton Ken. Inseguiamolo. Anna, vieni, vieni. Ma vieni. Ma è tappato. Vabbè, aspetta. Ma brutta deficienza. Dai. Niente, aspetta. È andato via. È andato via. Ah, che odio. Che sono cosa fuori. Fastidiosa che sei. Che non fai mai le cose in tempo. Ma come? Adesso... Non è andato via? Sì, è un'ora che te l'ho detto. È defaunato? Decisamente, sì. No, non è possibile. È andato proprio via, è sparito, è andato. No, dai, ma io ho usato il portale per uscire prima. No, ci hai messo 3 ore, Anna, ci hai messo 3 ore. Ma tu mi hai tappato, ma si può fare colpa così? Mia. Almeno io sono uscito, tu no. Io sono fuori anch'io. Buongiorno, dove sei? Dobbiamo ammazzare altri mostri per fare altre caramelle, no, per fare di nuovo. Ma scusa, tu non hai altre sour jelly gums? Qualcosa sì, ma dobbiamo farne un altro paio, dai, dove sei? Allora, perché io ne ho già 2. Ok, allora ci manca, ce l'hai la sour? Allora, ho 3 candy corn, 2 sour candy e mi manca solamente la jelly. Ok, allora no, no, aspetta che c'è una ciliegia, mi sta... Aiuto! No, 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 sto posto è orribile. Anna, mi sa che... No, no, guarda quanta roba. No, scappiamo. Mi devo curare, aspetta, mi devo curare. Io pure vorrei curarmi, ma tu ogni volta te ne vai da sola? Ogni volta? E io sono solo. Ma io non ti vedo. Con un lecca-lecca gigante che mi vuole ammazzare, probabilmente ci riuscirà. Poi possiamo ritrovarci così almeno siamo meno... E io sono vicino al portale. Io non lo so dov'è il portale. Aspetta. Perché non ti metti i waypoints? Stai al sicuro tu, va bene? Non io ti sto uccidendo le caramelle, queste qui, queste ciliegie esplosive. Ok, ammazzale un po' così sicuramente abbiamo anche tutti i cosi. No, 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 no. No, no, qua mi ammazzano, mi entrano. Tu usa il cuore, che tu ce l'hai, sì, beata te. Sì, uso il cuore. Mamma devo averne uno anche io, perché tu non sei affidabile di niente. Cioè, lasciare la vita nelle tue mani è veramente un come vincere la lotteria. Mamma mia, no, ma è esplosivissima sta cosa, non ce la faccio, non ce la faccio. Mamma mia. Non so dove sei. Ok, ce l'ho fatta. Perché? Perché mi sono perso? Prendo il pono, aspetta. Prendi il pono. Allora, dall'alto dovrei vederti. Fai qualcosa di evidente, salta. Salto, 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 mamma mia. Descrivimi cosa sta succedendo intorno a te. Niente, sono vicino al portale. Ecco, che... forse ho visto. Mi vedi? Sì, ci sì, sono. Ti vedo, eccoti lì. Oh, ok, allora ce l'hai una crafting table. Una peppermint candy. Sì, 3 candy corn e 2 sour candy. Mi manca solo la jelly candy. Ok, però va bene, ce l'abbiamo. Però mi devi dare tutto a me. E mi devi dare anche la crafting table che non abbiamo. Perché se no... Non ce l'ho. Dai, no, non c'è il legno in questa dimensione schifosa, scusa. Non c'è niente. Come no? Dai, non c'ho voglia di rientrare dentro l'altra dimensione. Esci un attimo, la fai te e torni. Ma perché devo fare tutto io? E tu non servi mai a nulla in questa modalità. E la tua? Intanto preparo qualcosa. Allora fagli un buco più grande. Ritorniamo, te lo ricordi allora, dove era il buco di prima? Allora, senti, è inutile fare il buco perché lui spawna in cielo. No, non è detto. Secondo me no. Sì, cioè, invece. E allora come facciamo? Spawna e lo spariamo. Non si può, è fortissimo, ci ammazza. Ma che ma non è vero mai. Cioè io sono la mangiatrice di caramelle per eccellenza. Mi chiamavano Spina la divora caramelle. Allora guarda, tutto al più mi devi, però mi devi curare anche a me. Guarda, io ce l'ho la cosa. Promesso. Dove sei? Ok, la mangio io perché tu la non mangi te. La mangio io. E proviamo. Guarda, secondo proviamo. Me ci ammazza. Guarda, allora tu la usi, mangi e io uso il cuore. Tu sparagli però, anche. Sparogli. Vabbè, io gli sparo la tromba. Ok, mangio. Aspetta, ok. Guarda, è lenta a mangiarla perché devi. Lo so che è lento a sei mangiare. Sei sicuro che la vuoi mangiare perché è molto pericoloso. Guarda, è lentissima. Ok. Ok. Ok, e mo? Eccolo, è lì in cielo, lo vedi? Sì, lo vedo. Ok, ho usato il cuoricino e ma adesso gli sparo. Ma se ne va? Ma se ne va l'infame? Scusa, ma è scemo? Gli sto sparando. Ok, brava. Io pure credo, ci sto provando almeno, ma. Il mio fucile. Ok, io non. Ok. Ok, siamo morti, siamo mortissimi, Anna. Mortissimi. Lion, mi sto ricordando una cosa. Dimmi, dimmi. Praticamente lui cambiava colore e in base al colore si poteva fare una cosa contro di lui. Ok, non ti preoccupare, lo ammazziamo, Anna, sono convinto. L'unica cosa è che tu devi stare vicino a me perché altrimenti non mi puoi curare. Adesso ti spiego, gli dobbiamo stare dietro perché lui è un po' infame. Mamma mia! Toglie 5 cuori a botta, ma se tu curi e noi schiviamo, non ok?
E va poi bene, io curo e schivo, curo e schivo. Però, scusa, così io non posso fare. Droppami il fucile e i colpi, così. No, aspetta, ce l'ho, non fare nulla, non fare nulla. Stai attenta, stai solo attenta, ok? Va bene, il tuo io compito. Sto attenta e cerco di sparargli, ma non gli faccio assolutamente niente col fucile. Ok, l'importante è che tu curi e corri. Curi e corri. Io curo e corro, curo e corro. Adesso però dobbiamo capire come vogliamo uscirne da questa situazione, perché fidati, non sarà niente di semplice. Allora, ma lui sta per aria. Abbiamo proiettili? Sì. Io sì, ho... sì, ce li ho. Dov'è lui? Dove è andato? È lì per aria, lo vedi? Là sopra, guarda. Ma si riesce a raggiungerlo coi proiettili? Ma non prende danno coi proiettili. Beh, quello cambia in base... Ma è un infame, perché prima abbiamo provato a spawnarlo sottoterra e non si fa. È perché lui vola e spawna in cielo. Dai, io non... Guarda, io ci sto provando, ma non... Non si può colpire. Come facciamo? Non lo so. Cioè, non è neanche difficile farne altri, perché le sacchette di caramelle è facile. Il problema è... O gli facciamo una cella alta alta sottoterra, proprio a livello bedrock, ma secondo me spawnano lo potrebbe stesso in aria. Potrebbe essere un'idea. Oppure gli creiamo una cella qui, tipo sopra le canne da zucchero, gli creiamo secondo una me cella. Spawna solo in superficie però, E allora gli facciamo una cella qui. Quello okay, lascialo andare, Anna, tanto non... Se hai capito che quello lì non ci riusciamo a prenderlo, fidati, perché mi sembra impossibile. È andato okay, via, ok, allora guarda. Aspetta, io ti so... Che c'è? La terra, mannaggia, ogni volta pensi che sei da solo e non consideri che ci sono anch'io che ti sto raggiungendo. Che sei un per po' una aiutarti. Zavorra, certe volte. Cosa? Beh, però, sei sempre ma indietro. Ma perché? Okay, no, adesso non prenderla sul personale, scherzavo. Ma scusa, però... hai detto che sono una zavorra e chi se la deve prendere? La caramella giù di sotto. Dai, forza, builda, veloce, io poi vado a fare un'altra caramella, ma... Certo, però sono rompimenti. Dai, tutte le cose sbanunate devono succedere nei tuoi episodi. Dobbiamo fare le cose da me e facciamo tutto bene. Da te non si riesce a fare nulla. Ma scusa, da te era diverso, perché mi ricordo che c'era una piattaforma tutta anch'io. Super cool. Basta, va bene così. Fai la... Adesso bisogna fare lo strato sopra, in modo che lui non possa uscire. Alto almeno 5. Così. 5? Sì, deve essere un botto alto, perché in questa maniera l'imbecille, capito? Lui per quanto ci prova non può uscire fuori. Così. Tu fai così, capito? Ma quello non è 5. È più di 5, quello che è. L'importante è che è molto alto. Abbiamo finito la struttura, è tipo... Secondo me è troppo grossa comunque, abbiamo fatto un casermone qui. Io mangio, Qua mangia, adesso... mangia. Tu però devi chiudermi poi quando io esco, sei pronta? Ok, aspetta che mi preparo i blocchi. Vedi, non, okay, non eri pronta, ce l'ho, te l'ho vai. Detto, è una zavorra. Ok, no. 3, 2, 1, via! Ho mangiato vai, e fatto! Dai, tutte le mie cose, mi ha rotto tutte le cose. Lo so che ti ha rotto tutte le cose. Infatti adesso bisogna ammazzarlo e non so neanche come. Guarda qui, non si prende neanche da... Mamma mia. Ah, io sono esploso di nuovo, lo sai questo, ma, sì. Ma stai scherzando, io sono rimasta con mezzo... No. Come faccio? Aspetta. Si è messo in un punto che in teoria non mi vede, però non prende danno adesso. Allora, è tutto sulle tue spalle, cioè... No, Lion. No, Anna, ascoltami. È tutto sulle tue... No, Lion, sei tu che mi devi ascoltare. Questo si ammazzava con le bacchette magiche. No, lui cambia colore, ma in base al colore... Sì, con le bacchette magiche, in base al colore, c'è l'elemento con cui veniva colpito. Non è vera sta cosa. Sì che è vero, sì che è vero, mi ricordo nei tuoi video, mi ricordo. Che io c'avevo quella del vento, Streccia aveva quella di non mi ricordo che. E quindi, come cacchio facciamo? E quindi niente, ci attacchiamo, non lo possiamo ammazzare. No, allora, prima di tutto ti do una nuova informazione. Io sono anche fuori dalla tua avventura perché sono stato cacciato dal gioco, non so perché, ma adesso rientro, non ti preoccupare. Come sei stato cacciato dall'avventura? Cioè, tu ti do un incarico adesso, ti do un incarico importante. No, ascoltami. Allora, prima di tutto te ne devi andare da lì, lo rimettiamo. Ma le tue cose! Le mie cose, allora, ok, non te ne devi andare da lì. Però c'è un problema, perché finché tu rimane lì dentro anche lui. Giusto. Finché lui rimane lì dentro, io non posso riprendermi le mie cose. Finché io non posso riprendermi le mie cose possono scomparire. A meno che giusto. Tu, a meno che tu abilmente non possa riprendermi le cose, mi sa che lo devi fare. Ok, aspetta. Puoi riprendermi mamma le cose. Mangia qualcosa per curarti. Fatti okay, il cuore. Allora, adesso io uso il cuore. Prendimi tutto, Anna, ti prego. Scavo la terra. Però io c'ho. Mamma mia, non ho slot praticamente. Vuotati, Anna, se perdo le cose mi arrabbio, Sto cercando di ok, butto questo che non serve, ok. Mamma mia! Ok, aspetta. Ti mamma prego. Mia, ok, ho preso delle cose, però non ho preso tutto. È nelle tue mani riprendere le mie cose, Anna. Butto via questa terra stupida. Qua c'è questa zappa che non serve a niente. Ok, prendo altre cose. Mamma mia! Sei morta.
Sono morta. Era un disastro. Allora, un disastro. Di non tutto ho di capito più, più niente. Mannaggia Pippo, guarda quello screanzato. Cioè, guarda qui, qua è avanzata roba che non si sa se è mia, se è tua. Siamo moruti. Di Cotton Candor che ciulo, se n'è andato. Io anche boh. Lasciami ciulo. Beh, in ogni caso, il e male. Io piglio la mela, le quelle caramelle buone, buono, caramelle. Qua ci sono i proiettili questi. Me li ciulo io, tutto ma ciulo no, io. Un pochetto miei questo. Bello, vabbè, quindi stavo dicendo, praticamente siamo morti perché il signore qua è una bestia. Però siamo riusciti a farlo spawnare qua dentro. Quindi adesso che cosa succede? Siccome ci siamo ricordati che siamo anche degli imbecilli, perché? Sì. Perché praticamente per evocare il signore, cioè per evocarlo niente, ma per ucciderlo bisogna avere le staffe. Quindi abbiamo recuperato le cose magiche, quindi due staffe. E io non ho capito perché tu devi avere quella buona che avevamo, io devo avere quella che fa caccare. Scusa, indovina, mi spieghi? Perché? Perché la tua avventura. Bravo, ma non è giusto. Allora avventura. Io adesso me ne vado dalla tua avventura. Oh, senti, allora hai un bellissimo cotton fioc leca sì. Lì vicino. Sì, bellissimo. Vabbè, allora è tu bellissimo. Ti devi ricordare che tu lo potrai colpire, perché è una staffa di fuoco, quando lui è rosso. Va okay? Bene, ma non sarà mai rosso. Ma come si chiama la tua staffa, scusa? Si chiama Sun Staff. In teoria quando è rosso. Secondo non so mai. Vabbè, in ogni caso, ok? Sì, tu sei pronto, io, mamma cioè, mia, ti sicuramente tacco. Quando è rosso. Poi non so se anche in altri momenti. Tu prova, casomai poi ti accorgi lo, proviamo uno alla volta. Oh, non facciamoci ammazzare. E tu, mi raccomando, io lo sto per spawnare, stai pronta, sì, eh? Sì, 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 sì. Mi raccomando, okay, tu però usa ok, mangia le caramelle, dimmi quando usa sei il cuore, pronto. Usa il cuore, usa il cuore, usa il cuore, usa il cuore, usa il cuore. Deficiente, infame. Dai, per te solo le lame. Per te solo le lame. Ferma, attenta. Non lo far scoppiare. Ferma, che ho mezza vita. Ferma. Non ti muovere. Ti ho curato però. Ti ho usato il cuore. Ok, ma lui ci ammazza lo stesso. Stai attenta. Se ci vede ci ammazza, ok? È verde. Ok, allora sparagli. No, no, no. Questo qua, questo qua è una bestia. Allora, è rosso. Ok, è il tuo momento. Brava. Gli hai tolto qualcosa? No, non sta prendendo niente. No, Anna, se ci colpisce ci spara. Ok, con calma, ce la facciamo. Con calma ce la facciamo. L'importante è che tu usi sempre il cuore. Mantieni la calma, usi sempre il cuore. Ogni volta. Ok, io invece lo posso colpire quando lui è blu. Ok, se è blu me lo devi, me lo dici, va bene? Va cerca bene, però io ho usato adesso comunque è bianco. Perché non so. È verde adesso. Ok, nessuno di noi lo può. Tu prova sempre a colpirlo. È rosso, adesso è te, adesso tu. Vai. Ma non va. Ma non va, in che senso? Come che vedi? Non va! Non gli scende la. Perché i tuoi proiettili non stanno entrando, Anna. Sbattono. Perché vedi? Sono esplosivi! No, è perché è troppo piccola la finestra. E quindi se tu apri così, in teoria lui non può uscire. Tu ti affacci, spari, però rigenera prima, ah! L'hai colpito? Gliel'ho lanciato, però il coso si muove, capisci? Ma in teoria lo ha. No, lui è qua, Anna, lui è qua, lui è qua. Vai ora, è rosso, vai, infilati. Ma è inutile, perché quando è rosso togli, gli faccio così, ma lui fa danno quando esplode. Ok, ho capito. Allora, forse la tua staffa non va bene, ma mi ti curi? Ti cuoro. Ok, aspetta, proviamo la mia, perché la mia in teoria dovrebbe colpirlo quando lui è, blu. No, te ne riempo un botto, mamma mia, scappo via. Prova, no, non osare, cioè con calma, dobbiamo capire, però con calma ce la facciamo. Tu devi riuscire a capire se gli fai danno o no, perché no, può essere. No, non gli faccio danno perché non scende la vita. Dai, non è possibile, Anna, perché non gli fai danno tu? Cioè tu, la tua è la staffa proprio più ricca, buonita, perché c'è. Attenta, non morire, scappa. Ma scappa. Anna, l'uscita, rigenerati, ok, ascolta, vado io adesso, ok, provo io. Aspetta, okay. Un secondo. Sì, rigenerati, Però fammi fare a me. Adesso okay. È il mio momento, ok? Tu ferma. Adesso appena lui diventa blu, io gli sparo un sacco, va bene? Va bene, okay. Pronto? Ancora non lo è, adesso è ma grigio. Ma non diventa blu! Diventa blu. È uno dei colori che diventa azzurrino. Ok. Sono nel panico. Sì, lo sento, non ti preoccupare che si sente. Adesso con calma ce la facciamo, eh? Aspetta che adesso è ancora grigio. Vai! C'hai sui tempi il signorino, perché qua, dai, ci vuole anche un'era glaciale prima che lui decida. Non divento mai attenta, blu. Attenta che se ci vede. Eccolo, è blu. Vedi? Prende danno, ma. Sì, sta prendendo danno. Sì, ma un cavolo. Cioè, tipo una zichinina. Cioè, Anna, ci passano sei eoni così. No. Allora, tieni, guarda. Tu tanto c'hai tanta pazienza. Ti prendi tutta sta roba qua. No, okay? aspetta. Non sprechi nulla perché Lion ti ammazza un giorno di questi. Bene, ok. Dammi anche come perfetto. Allora, adesso tu con tutta quanta roba stai vomitando, scusa. Ecco! Oh, è rosso. Adesso quando è blu, non bianco, blu, azzurrino. E magari bianco è neutro, no. Che ne so io. Quando è azzurrino lo attacchi. Ah! Oh,
vado a fare un'altra staffa. Io ti ammazzo. Ma che porca miseria. Cioè, dai però. Senti, allora, fai le staffe come il tuo lecca-lecca maledetto. Vabbè, per quelle favore. Che fanno schifo. Che è semplice, efficace e funziona. Va bene, allora la faccio di fuoco normale, così va bene a tutti. Porca miseria. Ok, allora, tu però attaccalo. Blu. Ma gli hai, gli hai tolto un po' di vita almeno. Ma l'ha buttato di sotto. Dai, ehi! Anna! Ma che ha deciso? Che di dolore! Venire in questo posto? Tu, perché ah, bella, mi piace, voglio andare a vedere Cotton Candor poi, no? Voglio andare a vedere. E allora noi che ci stiamo raschiando le palle da 10 minuti qui per cercare di ammazzare questo infame gigante che è uno dei peggiori, forse è il peggiore. Probabilmente è il peggiore. Boh, ma tu sei allora addormentato, senti, ma ci sei ancora. Ho capito che sei frustrato, che sei triste, tutto quello che ti pare. Ma non mi devi distrarre, perché altrimenti sei questo morta. Mi butta di sotto. Non morire, non morire. Adesso sto tornando, c'ho la staffa giusta. Tu c'hai un'altra staffa giusta. Se mi esce il pony, giusto. Ok, sto arrivando. Adesso, con calma, ok. Lo ammazziamo. Basta avere calma. Ma sto picchiando. Ok, perfetto. Adesso tu mi devi dire quando è rosso, perché quando è rosso... Ora! Ok, ma non è vero, è verde! È cambiato proprio adesso! Ok, se tu ti metti qui un po' lontano, lo colpisce e lui non ti vede. Se lui non ti vede con la parte alta del suo corpo maledetto, lui non ti può colpire. Quindi ok, adesso... ok. Ok, con calma. Io che sto ansia! Poi no, tu... non ce la facciamo. Ma fanculio. Però, dai. Oh, adesso... Oh, ti svegli! Parla! Sì, parlo! È rosso, è rosso! Dai, che infame, tu ti sei fatta vedere quando era rosso e io l'ho potuto colpire mezza volta. Ma io sono rimasta dove mi hai detto. Ok, allora adesso continuiamo. Ecco, è rosso, è il mio momento. Bravissimo, bravissimo, sparagli, sei efficace. Oh, blu, è mio. Dai, che cosa pietosa. No, dai, vabbè, ma non è non vero. Non ti devi far vedere. Mettiti più indietro. Ma io sono nella posizione che mi hai detto. Ma mettiti al muro. Non è vero, non sai nulla. Io non gioco più con te perché non sai fare le cose. Ma si è spostato. Ne, niente, adesso non lo vediamo più. Guarda, dov'è? Non lo so. È nell'angolo lassù. E tu dove sei? In bagno sei andata. C'è bisogno che ti sposti. Scusa per vedere. È verde. È il mio momento. Ma tu sei rosso. È rosso, volevo dire. Dai, sti colori maledetti. Ok, pure adesso daltonico. Adesso è verde. Ok, piano. No, che male. Adesso è nero, quindi te lo dico io, così tu non ti esponi inutilmente. Oh, colpiscilo nell'angolino, basta che lo colpisci nell'angolino. Ma io non lo vedo, adesso sono disgraziato. Adesso è il momento tuo, vai! Non stai facendo niente, dai, che pisello. Da qui! Sì, devi colpirlo subito. Lion, sto sudando. Lo so. Non lo voglio più, va bene? No, adesso, non lo voglio adesso più. Rimaniamo mi dichiaro qui. Sconfitta non mi interessa. Da Cotton Candor. Adesso rimaniamo qui fino a domani mattina, gli abbiamo tolto in tipo un'ora. In un'ora gli abbiamo tolto una tacchettina di vita, ok? Neanche. Però adesso noi rimaniamo qui. Tu devi vederlo un angolo. Allora gli sto guardando una chiappettina. Vabbè, oh, no, chi è blu? Ma anch'io posso colpirlo quando è blu. Oh. Non è vero, lo stavo colpendo io. Ah, fanquiro. Vabbè, dai, con calma. No, ti curo. Muore adesso, tranquilla. Piano che sudame. Piano. Sì. Adesso muore. No, fidati basta. Che... Ma no, farlo, no, rimaniamo adesso... adesso. Piano piano. Adesso si sta spostando l'infame. Attenta, spostati. Ok. Vedi, adesso appena lui è del colore giusto noi ok, lo... io sono pronta qui nell'angolino. Che stress comunque, porca no, miseria. Io veramente sto sudando, il peggiore, non ce la faccio più. Il peggio, ma questa non è una serie per te, Anna. Tu ti trovi una cosa più... blu, no, azzurro, che non cacchio. Non lo prendo da qui, lo prendo è il mio momento. Ma io non lo colpi. Ecco, devi colpire le parti grosse, dove ha la panza, tipo, capito? È blu! Sei andato! Dai, mamma mia. Vabbè, Anna, taglia, perché tanto andrebbe... Cioè, ci vogliono 20 ore per finirlo, che però... taglio la faccia, sono prima disgraziato! Prima o poi lo finiamo, vedrai che avremo tutta l'armatura, anche così siamo bravi e vaffanculo. Mamma mia, ci siamo quasi! Fammi scappare fuori, però! Aspetta! Allora, questa verde gli fa un casino, quando... È verde! Muori, infame! No, ancora, attenta, che la mia puzza è letale, la mia puzza, devi stare attento alla mia puzza, attenzione, la mia puzza, sposta. Che è grigio adesso, è grigio, scuro. Ok, aspettiamo, quando è verde, andiamo quando è verde, lo finisco io con questa che, questa gli apre il sedere in quattro, aspetta, Mamma mia, ti distruggo, con Anna, sei in bagno, Anna, sei in bagno, mannaggia te. Scusami, che mi cavolo. Sto cucciando, perché pure non vedo bene. Ecco il momento, non spara, no, non è possibile, ho finito le rune verdi, allora. No, aspetta, dobbiamo aspettare. Verde, verde. No, aspetta, sto dimenticando i colori. Blu o rosso? 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 Lo guardo io. Mamma mia, dammi lo blu, guardo dammi io. Blu! Usa. È blu. Mamma mia! Ti uccido! Anna,
Anna va via, Anna vieni via, imbecille. No! Dai che deficiente totale, non è possibile. Dai! Anna sei una demente. Cioè questo è perché tu non ti sei tolto. Ma scusa, ma la roba? La roba? Lui cosa? È morto. Allora, ok, ho due notizie, una è buona e una no. Una non cosa? È buona per niente. Cioè, che cosa? Lo sai, è il peggio, no, non vuoi sapere. Esattamente quello è successo. Ok? No. Quello che tu non vuoi sentirti dire. No, no. Esatto. Ok. Ho perso tutte le cose. Dentro Cotton Candor. Perché è esploso. No. È tutta la tua robaccia. Però ho perso tutte le cose. Aspetta, però c'è una buona notizia. C'è una buona notizia. Allora, io sono sfibrato, qui, cioè Anna, ma ti pare che i tuoi video maledetti mi devono crepare in questo modo? Cioè, io non lo so. Allora, aspetta, vieni qua! Oh, tieni! Cosa? Allora, tieni. Eppure l'ascia ha dato, pure l'ascia! E tu non c'eri neanche quando è morto, pensa che sfigata. E la statua? La statua, cioè, ancora una buona notizia, ancora di più. Di statua ha dato quella rara. Questa credo che fa il verso. Guarda, No, non... Ok, però... Aspetta, a meno che magari non ha bisogno di più spazio. Aspetta un attimo. Perché pensavo... No, il verso non lo... Vabbè, ma io avevo provato... Ah! Aspetta! Mi sa che c'è quella d'oro e quella ornata. Mi sa che quella d'oro fa il verso! Aspetta, Sì, esatto! C'è quella d'oro e quella ornata. Tra l'altro, di quella ornata... Sì, ci sono tutti. Ed è colorata, è bellissima. E questa è quella ornata di Cotton Candor, quindi... Oh mio Dio! Ti ha devastato tutti i tuoi oggetti. Sono disgraziato. Però valsa anche la pena perché sono adesso sono una torta. Sei una torta e hai anche la tua ascia torta. E la statua torta. Tiè, sono mangiati. Felice. Basta, io non voglio più giocare nel tuo mondo. Me ne vado via, ciao. Hai anche sbloccato l'achievement caramellizzata. Sì. Che hai fatto. Ho perso il mio mini pony. Perfetto. Adesso basta. Oddio. Ciao. Basta. Ciao.